Lidl. Tu dici Lidl e io dico Lidl, così nessuno si offende. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Nuovo video. Secondo canale, io sono Carita Dolce e lei è Mara. Siamo qua per farvi il video delle ultime cose che abbiamo comprato da Lidl. Tu dici Lidl e io dico Lidl, così nessuno si offende, che adesso nel 2016 ancora non si sa come si pronuncia, quindi noi facciamo così, cioè negli agiba ancora in alto. Sì, è vero. E quindi ragazzi, vamo a fare tutte le cose, perché già avevo fatto il videoblog che avete visto sempre su questo canale, e vogliamo far vedere tutte le cose che abbiamo comprato. Sapete che noi andiamo di persona, proprio con le nostre tasche compriamo, paghiamo, lo facciamo solo in onore del bio, per voi, perché ci piace insomma diffondere cose sane e buone, non sono prodotti bio, non solo prodotti bio, ma proprio prodotti con economici, con buoni ingredienti, quindi che potete trovare anche al supermercato. Facciamo spesso Carrefour, Conad, insomma dovunque andiamo, e Lidl ci piace perché paghiamo poco, risparmiamo tanto. E c'è questa cosa, allora ci abbiamo tante cose, questi là comprati niente, vero? Sì, sono degli snack sfiziosi. Ovviamente sono al forno, vero, non fritti, perciò li ho voluti prendere, sono al parmigiano reggiano e al rosmarino. Troppo buoni. La cosa bella è che non hanno olio di palma. E poi sono confezionati singolarmente da qualcuno. Quindi ce li può portare anche dietro. Carina sta cosa. Ma abbiamo preso 8 miliardi di pacchi di gallette di riso al cioccolato, perché poi hanno fatto queste qua che sono bio. Noi compriamo già quelle là normali, adesso hanno fatto la versione bio che costano comunque tipo 99 centesimi, sì. Quindi si sono mantenuti bassi col prezzo e sono molto molto buone. Noi le adoriamo perché contengono cioccolato fondente puro, come uno snack, una merenda, colazione per darti un po' di energia. Sono molto molto buone. Poi abbiamo preso il latte di soia. Sì. Spesso non lo troviamo il latte di soia Lidl, invece ora l'abbiamo trovato, quindi l'abbiamo comprato. Questo è bio, della marca Biotrend. Sempre si e trova. Questo qua naturale è buono. Invece c'è quello al cacao, vaniglia, che c'è zucchero, altre cose. Noi non li compriamo mai, noi prendiamo sempre quello naturale, è importante ragazzi, perché poi se volete farlo al cacao, ci aggiungete qui un cucchiaino di cacao. È inutile che vi prendete quello con tante spezie. È ricco di zucchero, inutilmente, che appesantiscono un prodotto così naturale che già è buono di per sé. Poi ho comprato queste spezie troppo troppo buone, che voi lo sapete, io adoro le spezie, infatti quando cucino le metto proprio tantissime. E poi i mix di spezie le adoro ancora di più. Poi questi qua sono fatti tipo col macinino. Comunque capo, ci ho perso la testa, ho detto no, sono troppo belle, le devo comprare. Però ho scelto queste due che, a differenza delle altre, non hanno sale, non hanno zuccheri aggiunti, non hanno, hanno solo le spezie. Quali sono? I gusti? Allora sono questa qua, si chiama spezie per piatti a base di selvaggina. Che schifo la selvaggina, però le spezie sono buone perché contiene bacche di ginepro, pepe, coriandolo, alloro, scosse d'arancia, scosse di limone, zenzero, quindi un mix anche un poco agrumato, che è molto molto buono. E questo qua che invece è spicy, quindi piccante, hot e spicy. Sì, contiene tutto, peperoncino, pepe paglia. A me non me la mettere mai. Pepe, pepe rosa, per tutti i tipi di pepe. Comunque è troppo troppo buono. Questo qua è super piccante, tipo per fare un piatto piccante, per andare a fumo la bocca. Sì, per fare scherzi a denti. Abbiamo preso le gocce di cioccolato fondenti, io l'ho volute prendere. Queste sono buone, le mettiamo sia nello yogurt per renderlo un po' più dolce, oppure vogliamo fare dei dolci tipo muffin. Ora vediamo un po', poi facciamo una video ricetta. Metteteci un bel pollice in su se volete il video dei muffin al cioccolato. Comunque basta qualche cucchiaino di queste nello yogurt greco e vi mangiate una cosa molto buona. Poi appunto abbiamo avviato yogurt greco, formaggio quark e feta, che sono quelli che vabbè, ve li anche facciamo questo, vedere sempre. Formaggio Goldessa, sì, light, questo. Che sono buoni, hanno buoni ingredienti, sono proteici, sono light, molto light e molto economici. Cosa importante, sono veramente, noi li mangiamo spessissimo. Soprattutto la feta è molto molto proteica. L'insalata, ma pure tipo nella pasta a tocchetti del riso. Da quel tocco saporito, quindi potete anche salato. Fare un piatto senza sale e poi ci aggiungete la feta, che è molto saporita, e mangiate qualcosa di molto fresco, molto buono. Poi abbiamo preso di nuovo questi cereali, sì. Questi sono quelli integrali, Bran Flakes, sarebbe una bella sottomarca di quelli famosi, però questi non hanno olio di palma, non hanno olio, i grassi vegetali, ed sono proprio buoni. Perché vi assicuro che li abbiamo guardati tutti quelli di Lidl, avete visto anche nel videoblog, hanno tutti olio di palma e schifezze. Questi qua sono a base di frumento integrali, di frumento, sono sani, miele e un po' di zucchero. Contengono molte fibre, quindi vi fanno andare in bagno, sono
solo sono integrali, sono sani, senza tanto zucchero, li alleggerite, e senza olio di palma, quindi sono promossi questi qua, gli altri no, quindi fare attenzione. Lo zafferano, perché devo fare il risotto mentre Nancy rompe tutto. Poi abbiamo preso, ragazzi, una cosa che vi volevo troppo consigliare, che sono questi qua, che quando l'ho visti sono tipo impazzita. Ma l'avevamo trovati? Sì, no, l'avevamo trovati, ma l'avevamo visti anche in altri supermercati, quindi è facile, potete trovare anche a Carrefour e altre parti. Sono delle novità, si chiamano Naturis e sono degli smoothie completamente naturali. Ovviamente se te lo fai tu in casa è meglio, però vi posso assicurare che questa è un'alternativa molto molto valida se tipo ve lo dovete portare dietro, oppure volete qualcosa di dissetante senza zuccheri, perché sapete che i succhi di frutta in commercio sono pieni di zuccheri e comunque fanno male. Questi sono puri perché contengono soltanto frutta, senza zuccheri aggiunti, sono super densi, buonissimi, dissetanti, già ne ho provati diversi gusti. Ne ho preso questo qua che è uno smoothie mela, banana e mango, che è molto molto buono, infatti contiene la purea di mela, di mango, succo di arancia, non ci sono conservanti, non ci sono zuccheri, nulla. Io ho preso questo smoothie mele lampone, buono, mele lampone, perciò per rosso. Sì, sì. Sono troppo adorabili. Succo di arancia rossa, 100% polpa, quindi contiene appunto, infatti molto molto denso, anche questo qua contiene molta, cioè solo frutta, 100% frutta, senza zuccheri aggiunti, quindi è super consigliato, meglio questi 100.000 volte rispetto ai succhi di frutta in commercio che fanno schifo. Ho preso anche gli anacardi, ragazzi stavano aspettando, cioè, come Nancy non ha comprato gli anacardi? Io li trovo solo da Lidl questi anacardi qui, perché normalmente costano un sacco e questi non sono tostati e salati, sono naturali, senza sale, perché buoni. Con tutto quel sale ti rimane una bocca in salamoia. È vero, invece gli anacardi sono una frutta secca però dolce, perciò mi piace, invece quando ci mettono il sale questi non si sente più la dolcezza. Questi qua poi li puoi utilizzare sia per le merende dolci, tipo anche nello yogurt, come metti, invece se c'è il sale ovviamente no, sia per pure il salato. Per salato sono buoni. E poi la cosa importante è che la frutta secca fa molto bene, ragazzi, comunque abbassa il colesterolo, LDL, fa molto bene, però quello che fa male della frutta secca è il sale che ci mettono, che è esagerato, quindi se la prendete pura e naturale è straconsigliata. Io ho preso queste qua, le noci, le noci, merenda, colazione, una manciata, come spezza fame. Ah, poi abbiamo preso queste. Sì, c'erano delle nuove tisane di tè verde, poi c'erano vari gusti, c'era questa per esempio green tea vaniglia. Questa l'hai presa la vaniglia. Io ho preso green tea orange and ginger, quindi all'arancio, e io ho preso anche questa green tea lemon al limone, quindi un poco molto digestiva. Il limone sai che è molto digestiva e purificante. E invece questa qua vaniglia la vedo tipo per la mattina dolce, sì, da bere con una colazione. Comunque noi adoriamo il tè verde. Sì, quindi... poi c'è solo questo, non ci sono altre cose. C'è solo tè verde, limone, scorza di limone e aromi naturali. Sì, noi adorando il tè verde non potevamo non comprarle. Perché sono ancora persone che sono un po' restie al tè verde, che dicono che magari ha un sacco sapore. Provatelo così, perché comunque il tè verde fa bene, bisognerebbe berlo comunque tutti i giorni, perché è un antiossidante, antitumorale, anche molto drenante, quindi anche per stare in forma e sgonfiare la pancia fa molto molto bene. E poi ho preso la farina di cocco, perché se avete visto nel videoblog quei dolcettini che però contenevano altri ingredienti dannosi, e Nancy è rimasta male. Infatti. Allora ho detto te li faccio io. I tartufini, sì, diciamo. Vi farò questa ricetta con la farina di cocco, quindi ragazze munitevi di farina di cocco, che Candida presto vi farà questa nuova ricettina. Mi raccomando, lasciateci un pollice in su se volete questa nuova ricettina, e se vi è piaciuto questo video da Lidl, noi vi mandiamo un bacio grande. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti a questo secondo canale, iscrivetevi. Ragazze, per quanto riguarda i cosmetici, ho già fatto il video sul mio primo canale di tutte le creme di Lidl, buone e cattive, quindi andate a vedere il video che vi lascio nel box informazioni. È tardi, è luna di notte, basta, buonanotte, ciao. E ci vediamo al prossimo video. Mua, mua. Abbiamo sbalizzato Lidl.